Prosegue senza esitazioni la marcia della Igor Gorgonzola Novara in testa alla classifica del campionato. Dopo il colpo nel recupero infrasettimanale sul campo delle campionesse d'Italia delle Imoco Conegliano, la squadra di Massimo Barbolini propone un'altra prestazione di grande spessore e si impone con un netto e perentorio 3-0 su una Saugella Monza che aveva approcciato benissimo la partita, ma che troppo presto ha accettato il ruolo di vittima sacrificale delle novaresi. Eppure, la squadra di Miguel Angel Falasca aveva preparato ed interpretato al meglio la sua gara nel primo set, sia sul piano tecnico-tattico che dal punto di vista agonistico, a partire da un'efficace battuta, soprattutto con Nortman, ed una eccellente correlazione muro-difesa che ha sporcato molto le percentuali d'attacco della Igor nel primo set, ha saputo prendere in mano il controllo della gara, costringendo la squadra di Barbolini ad una furiosa rimonta, che ha però messo in mostra una volta di più il carattere e la compattezza di Piccini e compagni. Vinto il parziale a 23, con 10 punti di un incontenibile Gonu, la Igor ha poi preso in mano la partita imponendo la propria legge nei successivi due parziali, chiusi a 15 e 18. Il tabellino incorona ancora una volta la prestazione offensiva di Paola Gonu, 20 punti su 30 palloni attaccati, ma quello che i numeri non mostrano abbastanza chiaramente è il lavoro incredibile in seconda linea delle veterane Stefania Sansone e Francesca Piccinini. Quest'ultima, eletta MVP della gara, è sempre più libero aggiunto in un sestetto che proprio con la sua presenza ha trovato al momento l'equilibrio perfetto. Le buone notizie per Barbolini non si limitano a questo. Se Barsch, seppur lentamente, sembra ritrovare la sua efficacia in attacco, il ritorno in campo, anche se per uno scampolo di gara, da parte di Celeste Plac, offre a Novara una soluzione offensiva in più molto importante. Monza deve ripartire da quanto di buono mostrato nel primo set e ritrovare la necessaria compattezza.